Chiudiamo per bene. Sì, lo faccio martedì il video della schedina. Vabbè, posso? Posso? Ieri non sono riuscito a farlo. Ben ritrovati a tutti. Correggiamo questa schedina, va. Allora, vi spoilerò intanto che questa pausa mi piacerebbe fare dei video sulle, secondo me, le mie favorite, sulle rose delle squadre e chi vincerà anche, secondo me, la coppa. Voglio fare questo progettino, diciamo, dai, prima in questa settimana, prima dell'inizio dei mondiali, faremo dei video appunto sulle rose, su chi vincerà, secondo me, il mondiale, su chi sono le favorite, insomma. È una cosa a cui sto abbastanza lavorando, anche se voglio dire è tutto qui dentro, visto la mia materia grigia. Comunque, detto questo, dai, correggiamo sta schedina. Avevamo detto Empoli-Cremonese, la prima partita di venerdì, avevamo detto 1 gol. La Cremonese è tornata quello che è. L'Empoli ha vinto 2-0, quindi l'1 o gol, l'1 è uscito. Poi sabato avevo detto Napoli-Udinese, mi gioco l'1, ma secondo me a questo giro il Napoli gol lo prende. È finito 3-2, quindi presa anche questa. Poi alle 18 c'era il Lecce, avevo detto se la Samp perde anche con io avevo detto il Lecce non so se riesce ad andare lì a vincere anche questa partita, lo ha fatto alla grande, con gol di Colombino nostro. Ha vinto, quindi secondo me è una squadra che a sto punto si salverà. E la Samp, come già detto in tanti altri video, è una delle tre squadre che insieme alla Cremonese e al Verona scenderà in Serie B. E la partita invece del derby emiliano Bologna-Sassuolo, avevo detto gol perché sono due squadre che giocheranno. Che giocheranno per vincere, quindi si giocheranno a viso aperto. Io avevo detto gol o over, se non sbaglio. Adesso non mi ricordo proprio bene bene. Gol over, è finita 3-0 per il Bologna, quindi almeno l'over l'abbiamo presa. Però conta la prima cosa, quindi mi assumo le responsabilità. Ho detto gol, è la prima cosa che conta, quindi diciamo che l'abbiamo sbagliata, o chi si è giocato l'over. Comunque la partita è stata letta tutto sommato bene. Le partite di domenica avevo detto Atalanta-Inter, l'Inter va lì ed è favorita, e avevo detto giocatevi l'X2 che state sereni, e l'Inter ha vinto, come è un altro conto. Ha vinto, ho giocato l'X2, però ero convinto che l'Inter andasse lì e vincesse. Speravo nell'Atalanta in una prova di orgoglio, visto aver perso la partita prima con Lecce, male. E comunque, anche questa l'abbiamo presa, quindi siamo a 1, 2, 3, 4, 5, le abbiamo prese tutte per il momento, perché conto anche l'over del Bologna, diciamo. Quindi sono 5, ma il primo scivolone lo abbiamo alle 3. Hellas Spezia, avevo detto, se l'Hellas perde anche a sto giro, saluti e baci. 1x gli avevo giocato, lo Spezia è andato lì e ha vinto. Quindi, primo errore. Monza Salernitana avevo detto over casa a 0,5. Ho detto, ma sta quota qui è completamente sbagliata. Over casa a 0,5 vuol dire un gol. A 1,40 il Monza ha vinto 3-0. La Salernitana io pensavo potesse fare qualcosa di diverso. Ma il Monza li ha schiacciati, veramente 3-0 secco, proprio in una maniera netta, netta. La Salernitana fuori dal suo stadio ha fatto l'esploso solo con la Lazio, grazie a Dio, se no c'era attaccata al bus. Quindi anche questa è stata presa. Poi Roma-Torino, avevo detto secondo me sarà un over 2,5, però voi per stare più tranquilli giocate l'over 1,5, quindi al 93esimo è stata presa anche questa. Io mi ricordavo peggio questa schedina, onestamente, per il momento abbiamo sbagliato solo Hellas Spezia. Una doppia chance abbiamo sbagliato. Poi Milan-Fiorentina, anche qui avevo detto il Milan tornerà a prendere gol. Presa. E poi io qua sul foglio ho scritto over 2,5, penso di averlo detto questo over 2,5.
presa anche questa, e poi l'altro scivolone, Juve-Lazio under 3-0 secco della Juve. Quindi abbiamo sbagliato per Hellas Spezia 1x ed è finita 2. E Juve-Lazio mi ricordo che l'abbiamo fatto in diretta, il pronostico, avevo scritto under, qua c'è scritto under. E abbiamo sbagliato, ma io mi ricordavo peggio, però anche a sto giro o il male o il peggio o il meglio ce li giochiamo. Quindi qua adesso si conclude il primo spezzone di campionato. Faremo anche dei pronostici sui mondiali, questo ve lo garantisco. Non vedo l'ora che inizi, anche se sinceramente è un mondiale come si è visto che lo stanno proprio gli stanno sputando sopra tutti quanti, giustamente, per come si è costruito, per la mentalità di quelle persone lì, più che altro, perché costruendo stadi sono morte tante persone, hanno un concetto di donna molto, diciamo, rivedibile, e più veramente la mentalità. Però se lo dicevo io lo dico da anni che sono hanno una mentalità proprio animalesca, quasi passo per razzista, quindi non voglio aggiungere altro. Stendiamo un velo pietoso, ci serviremo questo mondiale che non ci farà vivere il nostro benedetto campionato, il nostro santo campionato. Passeremo il Natale a guardare la finale dei mondiali, che sarà una cosa molto inusuale. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo domani, farò il primo video sulla cosa che ho detto prima, ovvero le formazioni, le rose, i favoriti, secondo me. Ciao a tutti, a domani.